troviamo nella sede dell'Associazione Nazionale Alpini di Biella. Con noi è Maurizio Pinamonte, consigliere nazionale, ed è presidente della recentemente costituita Associazione Adunata Alpini 2025 SRL. È una società questa partecipata che si è dovuta proprio costituire per l'organizzazione di quella che sarà la grande adunata Biella del prossimo anno. E come dicevamo, oggi è proprio la prima vera riunione operativa. Di che cosa parlate oggi? Sì, oggi è la prima riunione. La prima riunione si dà l'immagine, una conoscenza, una verifica della situazione e soprattutto la programmazione degli incontri futuri. Vengono affidati vari incarichi ai responsabili che sono inseriti nella SRL e si inizia a pianificare un po' tutto il lavoro, che è grandissimo lavoro che comporta la adunata, e quindi la verifica delle aree di accoglienza, la verifica dei percorsi, la verifica dell'organizzazione nel suo insieme, e l'aspetto sanitario, l'aspetto sicurezza, ma soprattutto per fare in modo che la adunata, come è sempre stata, sia questa grande manifestazione dove è condivisa e vogliamo proprio condividerla con tutta la comunità, con tutti i cittadini, perché la adunata è una festa di popolo. Lei risiede in quella splendida regione che è il Trentino e veramente dove ha visto spesso dei raduni, dei raggruppamenti, ovviamente un'esperienza incredibile anche la sua, proprio a livello personale. Sì, io sono alpino da molti anni e ho ricoperto i vari ruoli con le varie responsabilità, esperienza credo straordinaria che ho vissuto in Trentino è stata proprio la adunata nel 2018 che abbiamo fatto a Trento, una adunata bella che ti dà la carica, ti dà la forza, che è quello che poi succede anche nelle nostre sezioni, nelle nostre città dove andiamo a fare le adunate. Quel cappello che porta ha tutto un suo peso, vero? Una sua responsabilità, un modo di vita. Beh, il cappello per noi è tutto, rappresenta la nostra storia, rappresenta i nostri valori. Per noi il cappello è un simbolo, direi quasi sacro, dove noi lo portiamo con orgoglio, con soddisfazione e con l'auspicio che anche qualcun altro di giovani che ci seguono lo possano portare anche loro con lo stesso spirito, con lo stesso modo in cui noi affrontiamo le nostre attività nell'associazione e nei nostri gruppi.